Cari amici, buonasera, benvenuti a questa terz'ultima serata di sera d'estate organizzata dal Comune di Borgotari con la popolazione. Grazie per l'applauso agli organizzatori. E naturalmente Arti e Suoni, sapete che è l'associazione musicale diretta dal maestro Roberto Ughetti, che è stato direttore artistico di tutta quanta la rassegna. E vi dirò una cosa che ho già detto l'anno scorso e spero di dirvela anche il prossimo anno, se ci saremo tutti, eccetera. Questa serata è una delle due o tre serate che sono state fissate in base al gradimento del pubblico. Quindi hanno fatto una specie di sondaggio così, e ci sono due o tre serate che sono state, diciamo, chieste e quindi riconfermate, come si dice, a furor di popolo. Quindi questa sera abbiamo una band che, tra l'altro, non mi soffermo perché già lo conoscete, è stato ospite a Borgotaro, penso, già tre volte, due o tre volte. E naturalmente abbiamo tutti capito di che, come dicono a Bedoni, di che lana vai in studio, di che lana vanno vestiti, chiaramente. E stasera ci faranno un programma sulle canzoni di Cicciolina, di Lorella Cuccarini, tutte queste cose qua, molto belle. Qualcuno anche legato in canale, no, è stato uno scherzo che gli hanno fatto, me l'ho spiegato ieri sera, quindi non era vero niente, sono inseriti degli hacker scherzosi e intercettando la stampa del manifesto ha fatto mettere queste cose. E io c'ero arrivato subito perché sono intelligenti, che li conosco. Allora dovete sapere, anche per giustificare una scelta stasera di musica, che Campani, che è questo che presenterò, è stato la pripista, diciamo. Tra l'altro è il padre di quella bellissima creatura che sta passando, che quando era a Borgotaro l'ha annunciato che avrebbe avuto una nascita, e un applauso ci volta. E lui è stato la pipista, diciamo, dei concerti di Vasco Rossi, quindi pensate un po' chi ha chiamato Vasco Rossi. E quindi stasera ecco che avremo svariati inserimenti di canzoni di Vasco Rossi, oltre naturalmente ai miti della musica italiana, come Lucio Dalla, Lucio Battisti, eccetera. E poi vi voglio ricordare la parentesi che ha avuto nel musical, perché lo sapete che in ben due edizioni il nostro ospite di questa sera ha partecipato con ruoli apicali, fra i più importanti, nel musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, il quale, eccolo qua, il quale Cocciante lo stima molto e quindi ogni volta lo richiama. E stasera abbiamo dei fiori di musicisti, so che il nostro ospite è anche un bravo speaker, parlatore, quindi vi terrà informati di tutti. Abbiamo dei musicisti veramente eccezionali, capirete sentendo le prime note. Signore e signori, ladies and gentlemen, Lorenzo Campani. Grazie, grazie mille. Guardare, oh, si vede.
gli anni forse sono solo giorni, e sta finendo tutto in fretta in fila, non ce n'è uno che torna. Carini, Fupo e Ricchi e Poveri, ma noi volevamo, proprio quando abbiamo visto il manifesto, volevamo proprio cambiare la scaletta e fare i brani di Fupo, se vi va, insomma. Volevamo partire con un brano di Fupo, quello della gelateria, Fupo, la gelateria.
su di noi nemmeno una nuvola, ok? Voi però dovete battere le mani, eh? Bravo. Ecco, questa era la prima di Pupo. No, vabbè, si scherza. Cioè, allora noi facciamo stasera, facciamo un pochino, come dire, un po' il mio percorso, un po' le mie collaborazioni, quello che è stato la mia avventura canora con gli artisti, i grandi artisti italiani. Sto parlando appunto di Cocciante, di Notre Dame de Paris, di cui sono tuttora dentro il cast, e nel 2021 ripartiremo. Bravo. Forse. Vabbè, ma io ho proposto di fare, capito, di farlo nelle piazze giganti, cioè di farle, che ne so, negli aeroporti, no? Facciamo Notre Dame de Paris, voi vi mettete, vi posizionate, senza, sempre con il rispetto, perché ci vuole, purtroppo ci vuole rispetto. Abbiamo adesso purtroppo avuto di nuovo un guinzaglio al collo, no? Che però un po', non dico che noi ce lo meritiamo, però bisogna veramente non prendere sotto gamba questo momento, cercare di vivere nel rispetto nostro, della nostra salute, e nel rispetto anche degli altri. Dunque sono contento che stasera comunque questa piazza sia gremita e ci siano delle belle persone ad ascoltare musica dal vivo. Grazie. E niente, insomma, si parlava di... Ho avuto questa avventura bellissima, questa collaborazione con Mogol, Giulio Rapetti, che adesso è anche presidente della SIAE. E chiudo il discorso. No, come autore, insomma, non c'è niente da dire, insomma, il grandissimo Mogol ha scritto cose incredibili che sono entrate nel genere italiano. Lo scopriremo solo vivendo, eh? Lo diciamo sempre, no? E dov'è che troviamo questa frase? In una canzone che si intitola Con il nastro rosa. Senso di allarmato non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e sono restato. Chissà chi, chissà chi sei, chissà che sarai, chi calche sarà di noi, lo scoprirei.
sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Chissà chi, chissà chi sei. Sempre lui. Tutto bene? Dov'è Leo? Ok. Facciamo un applauso al mio corista ufficiale. Dicevo, sempre lui, sempre il grande Mogol, Simeon Battisti, hanno scritto la storia della musica italiana, la storia di canzoni che hanno in qualche modo dato l'evoluzione a gruppi storici, a gruppi rock che hanno riempito gli stadi, come gruppi anche cantautori come Vasco Rossi, come Luciano Ligabue, e stasera andremo a toccare anche le loro canzoni. Ma ci sono canzoni che sono state proprio riprese da questi artisti proprio nei loro concerti, nelle loro scalette, come la prossima canzone che andremo a fare, sempre di Battisti Mogol, e sto parlando di quella canzone di che parla, sai, di quell'uomo che non si accontenta di averne una, di averne due, di averne tre, di averne quattro, cinque, ne vuole tipo una decina, cioè proprio egoista, cioè. Facciamo un applauso per il La minore preciso che ha fatto Michele Bianchi, che non ha avuto direi che io, quando sento dei La minori così e mi vengono dei brividi, ma è questo poi c'è questa una parola. Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un altro che più lacrime non ha, nessun coltello ma chi può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. E la rosa sulle palle morire, oh, 10 ragazze per me.
grazie, grazie. Grazie, ma come si fa con queste canzoni? Come si fa? Come si fa non stare, come dire, composti? E come prima abbiamo citato uno dalle mie parti che ha preso molto da Battisti, ha preso molto da Battisti Mogol, che hanno portato la musica straniera, l'hanno portata in Italia. Mogol ha diciamo, dato le parole a molte canzoni anche di Bob Dylan, per dire, molte canzoni di David Bowie. E, insomma, c'era fermento in quel periodo, la musica italiana andava all'estero, ma la musica dell'estero, la musica straniera, arrivava in Italia, diventavano delle hit italiane. E c'era un grande artista che negli anni Ottanta, con un singolo incredibile, partì con una forza pazzesca, perché non esisteva il Bruce Springsteen italiano. E ce l'abbiamo, il Bruce Springsteen italiano si chiama Luciano Ligabue. E da lì sono nati quel disco, poi in particolare, ho avuto la fortuna di essere stato il cantante di Clandestino, il gruppo di Luciano Ligabue, quando si divisero, andai a cantare con il gruppo e facevamo anche però canzoni di Luciano assieme, perché erano canzoni che avevano arrangiato assieme, era un po', diciamo, un metodo nuovo che in Italia non si vedeva. In Italia c'era l'autore e il compositore che assieme creavano la canzone, invece in questo caso era proprio il gruppo, l'ensemble, il gruppo che creava il sound e creava la forza della musica italiana. Sto parlando di Luciano Ligabue e sto parlando di Marlon Brando. Thank you.
allora all'epoca si andava alla ricerca dei gruppi che davano, diciamo, davano un cambio, no, alla musica, i Beatles, poi dopo dai Beatles, ma soprattutto l'influenza inglese, fino ad arrivare ai Sex Pistols, dove sono stati praticamente l'ispirazione, fonte di ispirazione della Steve Rogers Band, alias gruppo di Vasco Rossi. Ma non volevo parlare di Vasco Rossi, volevo parlare di un altro gruppo che comunque partirono col punk, ma le influenze erano talmente strane. Stasera faremo tante canzoni di vario genere, faremo anche una canzone di musical, riprenderemo di nuovo anche Dalla con la sua poesia, la sua scrittura, riprenderemo anche alcune mie canzoni, se avete voglia di sentirle, o anche il CD, sempre a disposizione. Insomma, faremo un bel percorso, ma questo gruppo in particolare era un gruppo incredibile, perché c'era il batterista che era punk, il chitarrista che era funky, e il cantante che suonava anche il basso, che era molto, ma molto jazz. E dunque venne fuori un connubio incredibile. Forse no, il batterista era più reggae che... Sì, mi sono sbagliato, scusate. Sto parlando dei Police e sto parlando di Every Breath You Take. Have a movie, you mean?
stasera così sono tutti assaggi, no? Ho voglia di farvi assaggiare un pochino di tutto. E prima si parlava, non mi ricordo bene, si parlava di un musical 1482, eh? Non so se avete presente un musical dove la storia di questa ragazza bellissima che ballava in piazza, amata, bramata da dei personaggi incredibili, uno con la deforme, con la gobba, l'altro invece l'arcidiacono di Parigi, serio, alchimista, una persona tutta un pezzo che a un certo punto vede traballare il terreno sotto i suoi piedi, l'altro invece più frivolo, cioè così una bella ragazza, che devo fare con una bella ragazza, che ci devo fare, che ci devo fare, che ci devo fare, la porta a letto, cioè, niente, vabbè. E dunque, avete capito di cosa sto parlando? Dai, avanti, vediamo se avete indovinato. Notre Dame. No, stavo parlando di Pupo. E... non è l'altezza. Maria Santa Maria. Se ce n'è
vita passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Ma prima di fare Notre Dame de Paris, io ho avuto un'esperienza bellissima. Tra l'altro c'è stato un periodo in cui le cose un pochino si sovrapponevano. E ho avuto la fortuna di aprire 23 concerti di Vasco Rossi. No, vabbè, ma non lo dico... Cioè, sì, sono un po' vanitoso stasera, devo un attimo abbassare, fly down come si dice, vola basso. E ho avuto la fortuna perché poi le cose nascono per una serie di coincidenze, cioè io presento il disco, presento le canzoni a Vasco, mi piacciono, questo era fatto un piacere. E niente, no, sto scherzando, naturalmente Vasco Rossi è un architetto della musica. Voi pensate Vasco Rossi, no? Ma che cosa c'è? Cioè, tutto bello, che improvvisa. No, Vasco Rossi non improvvisa niente. Ogni parola che dice la ripete per un tour intero. È tutto studiato, perché nella musica, si studia perché è veramente una professione seria, giusto? Tu hai aperto la partita IVA? Tranne lui. No, dicevo, adesso parte gli scherzi, è così, è tutto studiato, è tutto calcolato, la musica di Vasco Rossi è tutta calcolata, è tutta studiata, e il rock che c'è dentro nella musica di Vasco Rossi è proprio quella, diciamo, quel fuori onda dentro un mondo di precisione. E allora lì la gente rimane stupita, rimane colpita dal grande interprete che è, perché lui nasce proprio da Battisti Mogol, fece anche diverse cover di Battisti da Compagnia, per esempio, no? Ricordate? Felicità! Ecco. E così nasce il grande interprete Vasco Rossi. Vasco Rossi che io penso sia il più grande cantante, il più grande interprete che abbiamo in Italia, perché a Vasco Rossi gli fate cantare anche la rubrica telefonica e vi fa veramente commuovere, ve lo assicuro. E penso che una delle canzoni più belle di Vasco sia proprio questa, che scrisse tra l'altro il bassista Golinelli, un grandissimo bassista, considerato uno dei migliori bassisti in Europa, non sto dicendo cavolate, proprio dai musicisti di tutta Europa, hanno proprio consolidato questa cosa. E, niente, praticamente mi raccontò che facevano le prove durante il tour e incominciarono a fare le note Allora lui dice, sì, hai capito, cioè, mi piace questa cosa qua che fai, cioè, vai. No, perché, capito, perché se li cammini per la strada, se li devo guardare per terra, cioè. E nacque la canzone Sally durante le prove. Dunque, se non è un grande questo, dunque teniamocelo stretto e facciamogli veramente un grande applauso, anche se non sono stato portato, ci sentirà. E così nacque Sally, come nacquero anche Siamo Solo Noi, come nacquero Colpa d'Alfredo, diverse canzoni, proprio durante l'ensemble, durante la vita che ogni musicista dà durante il concerto, durante un brano. E niente, adesso facciamo Sally. Da.
se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che per un mare. Senti che cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. La davata. Senti che fuori piove, senti che per un muore. Ma forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Alla fine un po' male, forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio. Se li cammina per la strada leggera, ormai è sera. Se siede ai lucidi lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Allora, e poi niente, vedete le parole sono importanti. Noi abbiamo queste diverse due
diciamo, tradizione ancora adesso. Abbiamo i cantanti che col loro virtuosismo diciamo usano pochissime parole, l'importante è la vocale, no? Vi faccio un esempio, Giorgia, bravissima, no? Come saprei amarti io? Cioè, nel tempo in cui Giorgia dice come saprei amarti io, cioè quattro parole, Vasco Rossi ci scrive due album. E, no, questo per farvi capire un attimo qual è il rapporto, no, tra la parola e la musica. Mogol dice sempre che la canzone è un triangolo equilatero, in cui praticamente angoli e lati devono essere sempre uguali, dunque ci deve essere sempre questo rispetto. Questo rispetto in cui la parola arriva alla gente, si capisce, no? E poi niente, insomma, poi si scopre, scopro, l'ho sempre scoperto, nel senso che comunque andavo a ascoltare i suoi dischi a casa di mio zio, e sono sempre stato un fan del grandissimo Lucio Dalla, tant'è che ho voluto portare a The Voice proprio una canzone di Lucio Dalla, perché Lucio Dalla è... non c'è un aggettivo per descriverlo, perché è poesia e musica, ma nello stesso tempo è poesia di tutti quanti. Ogni frase che dice Lucio Dalla, ogni momento di parole di Lucio Dalla sono piccole descrizioni della nostra vita. Lui utilizza il mare, la luna, le stelle, la bellezza delle cose, la bellezza dell'Italia, le piazze, no? Lucio Dalla è presente in tutte le piazze d'Italia. Io ho avuto la fortuna di girare un po' così, in giro, da nord a sud, e in tutte le piazze, in tutte le città, in tutti i paesi in cui ho cantato, c'è un po' di Lucio Dalla. Ah, qua Lucio Dalla è venuto a fare questo, ah, qua Lucio Dalla ha fatto questo. E allora io, ho pensato di interpretare una canzone che secondo me è quello che voleva essere Lucio Dalla per noi italiani, per la nostra nazione, per il nostro paese. Voleva essere un animale che in qualche modo emigrava, volava, andava e visitava tutti i tetti di tutte le città. Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. Girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, con
e seguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove. Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore. Dov'è che si prende? Dov'è che si dà? Michele Bianchi alla chitarra. Bravo. E come ogni cosa, stasera si parla di fortuna, si parla di coincidenze. E come in ogni cosa nella musica, anche la coincidenza, anche l'incontro, casuale, porta a una scrittura, porta a una grande canzone, come una vacanza. Una vacanza in cui il tuo yacht si ferma nel Golfo di Napoli e bisogna fermarsi lì e qualcuno ti offre di rimanere nel proprio hotel, nel suo hotel, e ti offre la suite imperiale di un grande cantante, e da lì, proprio in quella suite, c'è un pianoforte e il grande Lucio Dalla scrive forse una delle canzoni più popolari e più conosciute al mondo. Non ho bisogno di presentarla. Come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima
credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma dove occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti voglio vedere la tua vita come una scimmia. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricomincia il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena ormai, mi scioglie il sangue di te. Grazie. Allora, Manolo. Grazie. Sergio Campani. Bravissimo. Grazie, grazie. E niente, prima, come abbiamo iniziato il concerto, anzi, praticamente tutto il concerto parlato, ho detto tante cose. E ho detto tante cose, stiamo vivendo un momento veramente particolare in cui sappiamo cose e non le sappiamo, i telegiornali ci dicono ok miglioriamo ma poi non miglioriamo, insomma non si capisce bene dove stiamo andando, però c'è una cosa che secondo me va sempre considerata ed è il rispetto, come dicevo prima, il rispetto nostro, il rispetto che abbiamo del nostro corpo, della nostra anima, del nostro cuore e il rispetto che abbiamo delle persone che abbiamo attorno, no? Delle persone che sono in strada con noi, con le macchine, delle persone che sono in piazza, che sono vicine a noi, che sono in casa con noi. Il rispetto è un volo leggero, il rispetto è capire se qualcosa è vero, il rispetto è negli occhi di un bimbo, il rispetto è l'appunto su un braccio, il rispetto è la scalata di un monte, il rispetto è tuo figlio che ti chiede
un bacio in fronte. Il rispetto è un abbraccio straniero, il rispetto è un amico vero, il rispetto della vita è la vita vera. Grazie. E questo brano è dedicato alla persona, a una delle persone più importanti della mia vita. L'ho scritto io, si intitola Marisa. Grazie.
gentilissimi, veramente gentili. E niente, vabbè, che faccio? Ne facciamo un'altra? Delle mie viola. Pensavo di fare questa canzone. Accordo, perché sennò i musicisti mi parlano dietro, mi dicono, ecco, è il solito. Intanto, Alessandro, se vuoi dire qualcosa, la barzelletta dello scoiattolo, tu l'hai data. Un momento. No, vabbè, dico io due parole, perché oggi ho parlato, stasera ho parlato poco. E questa canzone, in realtà, è una canzone di un grande cantautore messicano. Lui si chiama Ray Libarba, è veramente molto molto bravo, andate su internet, andate a cercare le sue canzoni. E io niente, ho avuto la fortuna di conoscerlo durante la registrazione di alcuni brani miei, mi fece ascoltare questo brano e io ho fatto la trasposizione in italiano di questo brano. Ho fatto come facevamo Gol negli anni 70, insomma, ho fatto una cosa che... Questo brano si chiama, in spagnolo si chiama Pegale a la parede. L'ho pronunciato bene? Sentite? Sono guapo. E invece io l'ho tradotta in questo modo, con questo titolo, Dai un pugno nel muro. Questa canzone parla delle donne. Così. Più perfetta sono l'aria
Scusa, non ho capito, vuoi ripetere che cosa avevi da fare? Di tanto importante da non potere proprio, proprio. O cosa mi dici, muori? Ti mandare? Non mi dire, ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E mi sembra un buon motivo questo per non farti neanche sentire. Sì, ti ho capito, ti interessa più la scuola. E poi del resto chissà come sei brava. Ma scusa, vai là, interessi che hai. Dimmi che posto mi dai, mi dai, vai. Non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare il discorso, vai a scherzare. Non mi devi trattare come tutti quei maschietti che ogni tanto ti fai. Chissà, chissà che cosa pagherei per poter tenere dentro quella testa che hai. Se mi stai prendendo in giro, guarda che ti giuro, non ti perdonerei. Ti voglio bene. Yeah.
voglio, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi la luna la favola, su di noi se tu vuoi volare. Visto che l'abbiamo fatto. Ma ho il cuore malato.
Rasi, sono di Sentiniso. Rasi, ciao, come stai? Qui, è da Venezia. Vabbè, allora che dire, facciamo qualcosa di utile. Perché, insomma, il nostro presidente dice che siamo tanto divertenti. Dovremmo cominciare a fare, mentre noi suoniamo, dovremmo costruire delle cose, capito? Se per esempio tu potresti fare, che ne so, degli intonaci, io dovrei restaurare, fare... cioè, noi dobbiamo essere polivalenti nei musicisti, capito? E tu c'hai sempre la battuta pronta, eh? Sei veramente birichino. Volevo presentare i componenti del gruppo, che ancora non li ho presentati bene e del tutto. Allora, alla mia destra, Michele Bianchi. Dietro di me, che continua a osservarmi, osserva le mie movenze, e gli ho anche detto di smetterlo di guardarmi così, che lo sai, perché io sono già fidanzato, Stefano Vaccari alle tastiere. Il cuore, la mitraglia, il ritmo, guarda, anche un bell'uomo, cioè anche alla fine un anno è bello, Elder Stefanini la batteria. Basta. No, al basso, my friend, Alessandro Ferrari. Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. E l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una mano sulle onde. Anche senza corrente camminerà.
la notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontana una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Non ci sei, mi perderei, stanotte non ci sei, però anche le volte, anche quando ci sei e quando ti vedo in giro, ci sono delle volte che ti vedo in giro, tipo vicino a una fontana, tra l'altro una fontana, appena dai punti di vista, che sicuramente non ero io. Ti hanno vista bere una fontana che non ero io. Ti hanno vista spogliata la mattina, birichina, birico. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, ed era notte, Dio, che notte. Mi hanno vista alzare la sottana fino al pelo, è nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al cabinetto. Sei andata via con la tua amica, quella alta, grande, non so dire, c'è la censura. Tutti e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre a casa, esco poco, penso solo e sto in mutande. Mutande, si può dire mutande.
penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese, ma l'impresa eccezionale da diretta e essere normale. La mia mano,
sentiamo. Seconda di come si sveglia. Siete forti, eh? Sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sulle erbe, molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no, insieme. Avrei bisogno di carezze anch'io, ah, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Con me donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare di, ma la mia vita non la cambierò. Perché solo l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non la sogno li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande tra i gatti che non ha padrone come me attorno a me. Grazie. Mi stanno pensando di grazie, non ti ho avvisato, scusate un po' di voce così la sentono. No, no, beh, non sono così affascinante. No, dovete sapere che questi, lui non lo voglio neanche citare perché ci vorrebbe un vocabolario a parte, parlo della band, questi signori che stasera fanno un po' la parte dei rockettari, se mi permettete il termine, incazzati, sono anche dei grandi jazzisti, perché io li conosco bene, eccetera, anche Stefanini, jazzista grande, ma soprattutto vorrei citare Michele Bianchi, che ha suonato, sapete perché, con chi? Con Didi Bridgewater, e io c'ero, eh? È vero, che siamo lì. Ragazzi, qui non siamo mica qui a pettinare le bambole, è vero o no? E poi anche lui, tastierista eccesso, poi c'è delle diavolerie lì che io intanto le guardo, poi... Beh, insomma, la faccia... Lui, tra l'altro, è il fratello di Brigitta Boccoli, cioè. Ah, sì, eh? Cioè, sì, mi sembrava una somiglianza. Ah, si vede i Boccoli. Cioè. E allora, qui si tratta di non finirla qui, perché almeno fino a mezzanotte... No, adesso, no, mezzanotte no, ma insomma... No, qualche pis ce lo fate, eh? Sì, ma noi siamo qua apposta per... Abbiamo preso qua. Ragazzi, io direi di fare subito quel sondaggio a cui parlavo all'inizio. L'anno prossimo volete che questi signori tornino? Eccolo qua, eccoli qua. E ragazzi, va così, eh?
E poi ricordatevi di comprare il CD, perché io ho un 5%, ma quello non c'entra, lo facciamo a parte. Poi no, volevo rassicurare Campani, l'amico Campani, che stasera quando è entrato ha detto che bella piazza gremita. Lui non sa che voi rappresentate un terzo di quelli che hanno chiesto di partecipare. Purtroppo lo sapete che c'è il distanziamento sociale, eccetera. Quindi mi hanno detto gli uffici che ricevevano le telefonate che questo è solo un terzo, hai capito? Quindi facciamo. Devo farla tre volte, fatemi un applauso da soli. Poi dirò l'ultima, perché questa è un po' una gloria mia, così. Una volta io, sapete che suono con gli Strix, suonavo in una località marina e viene un signore e mi dice: scusate, poi c'era un amico che vorrei farlo cantare qui. Ti ricordo quella cosa, quella volta che eravamo a Maria di Mare. Allora arriva questo, ho detto io, ecco, arriva un altro rompicoglioni che va, io, cosa fa? Mi ha detto ve lo faccio. Dopo le prime battute, le prime frasi musicali, io ho cominciato a tremare perché ho capito di cosa si trattava, che bomba a mano avevo in mano, hai capito? E quindi di lì ho avuto sempre un grande rispetto per questo bravissimo polistrumentista, polivalente, polivendolo, quello che volete. Stiamo scherzando. Lorenzo Campani! Io allora direi, facciamo un po' di canzoni, che dite, da cantare tutti assieme, vi va? Se no, no. Sì. Va bene, allora facciamo questa cosa qua, dai. Scusate, perché ne avevamo tante, veramente tante, tante. Dunque, queste no. Ti piace? Senza titolo 10 anni. Facciamo la barica, scusate, c'è stato un attimo di blocco. Però, allora riprendiamo un momento accordato, ci siamo accorti, non so se è scordato lui o se è scordato io, comunque quello che volevo dire era questo, insomma. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ricordi l'acqua verde noi, le rocce in bianco fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo. Poi, Mare, tu eri chiara e trasparente come me. Oh, mare, nero, mare, nero, mare.
distesi all'ombra, un fiore in bocca può ferire, sai, più allegro non lo sembra. Sei stata, cosa hai fatto mai? Poi una donna, donna dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai, io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo, ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue. Thank you.
dolce compagna che non sai domandare ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu non ti scrivo in do e forse fu per gioco
vita ricordo, il ricordo più grosso. E tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo voi. Gioco a carte e bevo vino, per la gente nel porto mi chiamo Gesù Bambino. L'ultimo. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente nel porto mi chiamo Gesù Bambino. Vabbè, che adesso butterà dire perché è jazz, è un chitarrista jazz, la fa da jazz, la gera la lei. Però dovete sentirlo veramente quando fa rock and roll, soprattutto quando fa Jimi Hendrix. Ti do l'accordo, wow, accordo wow. Sentite che roba, eh? Avete un panino con la mortadella? Non è tanto fame. Vabbè, dopo. Che cosa pretendi?
Grazie. Ci siamo allungati un po'. Non volete altre? Non siete stanchi? No. Vabbè, e allora bevo un goccino prima. Ci portate qualcosa da bere, anche un chinotto caldo. E la tua mania. Però non c'era, c'era Pupo, c'era Enrico Poi, cavoli. Che confusione sarà per te, è un'emozione. Vai che roba. Non parla di ricchi e poveri. Ciao! C'è se ste trama ciamon! Va bene! Niente ragazzi, vi salutiamo, grazie a parte gli scherzi, grazie mille di tutto, ci siamo divertiti. Noi veramente ne abbiamo troppe. Ne abbiamo troppe. Allora, per i signori che si alzano prima del fine del concerto devono spostare la sedia, Scherzo. Però a Bardi l'hanno fatto. Cioè. E come sempre chiudiamo con una canzone che sia di buon auspicio per tutti, cioè che ci sia sempre un po' di avventura, un po' dappertutto, sia fuori che dentro nel letto. Mi aspettavo, hanno potuto tre donne, gli uomini proprio. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 no. Non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia. Innamorato sempre di più.
per sempre.